Dal momento che a Vallelunga si sono aperte le schermaglie di fine stagione, la serata del sabato è stata dedicata alle premiazioni dei vincitori degli appena conclusi trofei Scootermatic Stream Italia Nord, Sud e Sicilia e la Stock Bike Sud. Sono i piloti in attesa del verdetto delle due finali che li vedrà contrapposti per il titolo tricolore. L'appuntamento più intrigante del weekend è stato quello che ha visto sfidarsi i piloti dei tre gironi della Scootermatic Stream Italia. Mendogo il primo in griglia dopo qualifiche eccezionali davanti a Boccardo, Mannino e Melone. La seconda fila è di Del Mastro, Tornera, Russo e Parodi, mentre nella classe Super Scooter il migliore in prova è stato Ferraguti. Il semaforo si spegne ed è subito grande bagarre per questa finale, con Mendogo che parte bene per poi andare a chiudere la prima tornata, inseguito dall'agguerrito branco composto da Mannino, Del Mastro, Melone, Tornera e Boccardo. Poi sfilano gli altri, ancora abbastanza compatti. Ma all'inizio del secondo giro il romano cede a un attacco di Mannino in uscita dalla Viterbo, mentre nella Super Scooter Gottardello passa Ferraguti. A centrogruppo i piloti si aprono a ventaglio a ogni staccata, con le posizioni che cambiano di continuo. In questo la larghezza del tracciato aiuta molto. Al sesto giro Mendogo torna in testa e si porta dietro anche Tornera, ma due giri più tardi il messinese, sfruttando le scie, conquista nuovamente il comando. Il ritmo aumenta e all'ultimo giro la lotta è serratissima, alla meglio Mannino, che va a vincere sul filo di lana su Tornera e Mendogo. Nei Super Scooter invece Ferraguti si impone su Gottardello e Franco. Mettiamo un'ipoteca sulla seconda finale di Adria? Ad Adria ci proviamo, però sarà dura perché abbiamo avuto dei problemi alla gara di Melilli con una penalità, delle piccole incomprensioni con i tecnici, però speriamo di sistemare, di essere competitivi come adesso, come oggi. Speriamo. Eravamo a punto e abbiamo fatto faville. È andato tutto bene, siamo contentissimi, speriamo di continuare così. Attraverso il sito trofei.malossi.com i fan hanno potuto rivolgere qualche domanda ai loro beniamini. Ecco le risposte dei campioni. Picetas 8 è un nickname da Spigno Saturnia, chiede qual è l'età ideale per iniziare e come si sceglie lo scooter migliore. Mio padre mi ha trasmesso la passione quando avevo 3 anni. Io ho iniziato però un po' tardi a gareggiare, verso 23 anni, però consiglio un'età intorno ai 15 anni, è un'ottima età. Poi per trovare uno scooter buono bisogna solamente provare, fin quando non si trova il feeling giusto per andare forti. Cosimo, di 15 anni, da Lizzano, chiede a Max Mendogo come mai quest'anno lo stiamo vedendo di meno sul podio. Allora, caro Cosimo, per cui servono 3 cose: il motorino, io e la fortuna. Quest'anno il motorino c'è, io pure, ma la fortuna ci ha abbandonato. Alessandro, 16 anni, di Santa Maria di Castellabate, ci chiede come si fa a diventare un pilota dei Trofei Malossi. Ciao Alessandro. Beh, per diventare un pilota dei Trofei Malossi occorre del talento, tanta passione, almeno per iniziare qualche piccolo sponsor che ti dia una mano. Si può cominciare anche, diciamo, da soli, facendo tutto in casa, però l'ideale sarebbe un team che fa da tanto tempo questo mestiere, perché è un mestiere oltre che una passione. Carmine, di 32 anni, da Cicciano, chiede qual è la tua tecnica per fare i tuoi temponi nelle crono e in gara. Ciao Carmine, il mio segreto, posso anche dirtelo, secondo me è avere molta concentrazione e gas a paletta. Andrea, di 17 anni, da Ausonia, chiede se per correre è meglio incominciare con uno scooter già preparato oppure allestirlo da soli. Caro Andrea, la miglior cosa è affittare un motorino da un team, così ti togli i problemi tecnici e pensi solamente alla pista. Bene? Nella Scootermatic Sud, Musella precede sulla prima fila Reale, Coviello e D'Urso, mentre Gargiulo, uno dei pretendenti al titolo, scatta dalla sesta casella. Allo start di gara 1 il Polman rimane praticamente fermo e alla prima curva è Reale a prendere la testa della gara, con Gargiulo, Coviello e D'Urso a inseguire. I quattro guadagnano un leggero vantaggio sul resto del gruppo, dando vita a un'intensa battaglia. A metà gara D'Urso supera Coviello, che però si riporta immediatamente davanti facendo segnare il giro più veloce, mentre Gargiulo è attaccato allo scarico di Reale. All'ultimo giro le schermaglie iniziano dalla Viterbo, proseguono dal Tornantino e alla S e si concludono sotto la bandiera a scacchi, con Reale che prende la scia dei suoi avversari beffando sia Gargiulo che Coviello. In gara 2 partono bene D'Urso e Gargiulo, ma il gruppo è compatto e sul traguardo del primo giro passano in un fazzoletto Musella, D'Urso, Gargiulo, Coviello e Reale.
Coviello prende il comando al terzo giro e alla tornata successiva Reale segna il miglior tempo portandosi in terza posizione. I piloti non si risparmiano, i sorpassi si ripetono ogni curva e al penultimo passaggio i tre protagonisti fanno le prove generali per una volata incredibile. Il primo al photo finish è Coviello, ma per un soffio, perché Reale e Gargiulo finiscono a 76 millesimi dal vincitore, costringendo il direttore di gara ad assegnare un secondo posto ex aequo. Reale vince così la tappa e il titolo sud, e insieme a lui salgono sul podio Gargiulo e Coviello. Francesco, due gare combattute, soprattutto la seconda. Prima gara, grande vittoria, anche perché sono riuscito a stare in testa per quasi tutta la gara. Seconda gara, molto più combattuta della prima, però sono riuscito anche a spuntarla per vincere il campionato.